Ben 2.600 euro è la cifra raccolta da Adricesta, associazione che a livello nazionale opera per migliorare le condizioni dei bambini in ospedale, con l'aperitivo organizzato nella sala rivolta del Teatro Le Vigne di Lodi. Ospite di richiamo, Alessandro Preziosi, il noto attore in città col suo Van Gogh testimonial dell'associazione. È stato letteralmente sommerso dalle sue fans alla ricerca di un selfie in ricordo dell'incontro. Claudia Ferri, referente anche per il Lodigiano di Adricesta. Dedicata a Adrigesta, ecco, di che cosa si occupa questa Onlus? Allora, Adricesta Onlus nasce 15 anni fa con Alessandro Preziosi, quando diventa famoso per Elisa di Rivombrosa. È un'associazione dedicata ai bambini, quindi si occupa di bambini ospedalizzati e fondamentalmente realizza quelli che sono, tra virgolette, le situazioni drammatiche dei bambini che vivono per lo più malati di leucemia piuttosto che malati di tumore, quindi sono obbligati a stare per tanto tempo nelle camere sterili perché subiscono un trapianto, distanti da casa loro. Quindi noi che cosa facciamo? Creiamo delle situazioni o dei progetti che permettono loro di avere un momento più sereno, più tranquillo. Siamo partiti con un progetto che si chiama Un buco nel muro, che buca il muro dell'isolamento e permette a questi bambini di avere un collegamento con il mondo esterno. Quindi tramite computer e videocamere hanno la possibilità di comunicare con i cari che sono a casa piuttosto che gli amici. Poi abbiamo fatto un altro progetto importante che si chiama Un sogno in corsia, che praticamente permetteva ai bambini, sempre ricoverati, di fare un disegno del loro sogno e noi andavamo a esaudirlo per ogni ospedale. L'abbiamo fatto in tutta Italia, in ben 26 ospedali italiani, come anche un buco nel muro in tanti ospedali italiani. Dopodiché, in questi 15 anni, ci siamo occupati di realizzare, tra virgolette, nei vari ospedali dove c'era bisogno, la possibilità di andare ad arredare delle camere che magari non erano confortevoli, altro, per dare la possibilità ai bambini di vivere in maniera migliore il loro ricovero. Nello specifico stasera, che è per me un onore e anche sono un po' emozionata per questa cosa, è che dopo 15 anni, per la prima volta, io sono delegata per la Lombardia e per il Triveneto, faccio nella mia città un evento perché Alessandro viene qua stasera per il suo spettacolo. E quello che raccogliamo questa sera lo doneremo alla neonatologia di Lodi e quindi aiuteremo il primario in quelle manchevolezze, tra virgolette, dove non è possibile, riferito appunto ai bambini piccoli. E quindi andremo poi, comunicheremo quello che abbiamo raccolto nella serata e poi andremo a consegnare quello che acquisteremo con il ricavato proprio in neonatologia. Quindi nel caso vogliate poi seguirci quando faremo la consegna, perché ci piace essere trasparenti e far vedere sia dall'inizio alla fine della realizzazione, diciamo, dei nostri progetti.